prossima partenza un viaggio a Dublino all'insegna del risparmio, una città estremamente interessante. Beh, pensate che in questa città hanno studiato personaggi come Oscar Wilde o ancora come Jonathan Swift. Chissà se i giovani d'oggi diventeranno dei grandi scrittori di domani, intendo i ragazzi che studiano a Dublino. Comunque, al di là di questo, il nostro protagonista è Mr. Low Cost con Davide Scarcella. Partiamo. Ciao ragazzi, oggi mi trovo a Dublino. Proverò a visitare la città cercando di non spendere troppo, al massimo i soliti 250 euro, ma anche a trovare un italiano che risiede qua da un paio di anni. Ce la farò? Vedremo. Let's go! Dai Davide, facci conoscere altri italiani, magari una bella coppia. Dublino mi accoglie con un clima non proprio mite, allora bisogna che prepari il mio corpo al meglio. E per questo mi infilo subito in un bar per gustarmi una colazione locale, la Irish Breakfast, ma prima un bel tè caldo. Il mio tè è arrivato, Luigi. Eccomi, ora sono pronto. Hello, Dublin! Passeggio lungo le sponde del fiume Liffey, che attraversa il centro città, sfociando poi sul Mar d'Irlanda. Lo sfrutterò per raggiungere velocemente il cuore della capitale. Ho subito una prima visita curiosa da fare, il The Spire, una torre alta 121 metri. E nel raggiungerla mi godo un po' la vita quotidiana delle persone che lavorano e vivono qua. La città sembra molto efficiente nei trasporti pubblici e privati, grazie a corsie preferenziali. Ma eccolo, il The Spire, la scultura d'acciaio più alta del mondo, che alla fine è solo un punto di ritrovo, ideale per darsi appuntamento. Eccomi adesso davanti a uno dei tanti ponti sull'Liffey, ma questo è un po' particolare e adesso lo attraverso. Che affare, Davide! Hai appena risparmiato mezzo penny! Infatti il suo nome è Half Penny Bridge per i locali, perché per passarlo si pagava il pedaggio. Addirittura era arrivata a costare un penny! Mi trovo a Temple Bar, un quartiere di Dublino ricco di pub con musica tradizionale. Questo è il luogo ideale per i giovani, centro della vita notturna, ma non solo! Decido di entrare a godermi un po' la live music, scegliendo il più turistico di tutti i pub, giusto per non sbagliare. Bellissima atmosfera, dai, prendi qualcosa anche tu, ma non esagerare. Ricorda che ci sono degli italiani che ti stanno aspettando. Molto lucido entro nel parco di Merrion Square e a un certo punto... Amore, dov'è la statua di Oscar Wilde? Che non ricordo. Da questa parte, credo. Ah, mi ci porti? Andiamo. Andiamo. Eccolo, Oscar Wilde! Non mi resta che domandargli una cosa. Oscar, scusami, non è che hai visto qualche italiano? Sai, un po' di tempo magari che sei qua. Eccoci! Ciao ragazzi! Ciao! Ciao. Sì. Ah, io sono Davide, piacere! Ciao Milena, piacere! Ma sei un poeta o un mago? Vabbè, e cercavo proprio voi! Ci siamo arrivati! E tanto che vivete qua? Ormai 2 anni e mezzo! Ah, beh, tanto insomma, perfetto! Non è che avete tipo un consiglio da darmi su cosa visitare, perché devo passare il weekend, quindi... Beh, ci sarebbero tante cose da fare, di tradizionali. Il giorno non è, ma la luce è... Esatto, è un po' quello. Sai cosa potresti fare? Sì. Qua intorno ci sono tantissime porte colorate, no? Tutte diverse. Potresti andare a vedere un po'. Sì, Qui proprio in questa giornata Dare un po' di colore. Sì, intorno a Merrion Square, Ok. Voi venite con me o dovete...
siamo in pausa pranzo. Ah, un po', ok, dovete lavorare. Va bene, allora niente, ok, grazie per questo consiglio. Qui intorno, giusto? Sì, sì, giusto. Fai un giro. Va bene. Molto carino. Grazie mille, allora. Va bene, ciao. Alla prossima. Troppo simpatici Nicola e Milena, e infatti li ho trattenuti ancora 2 minuti. D'accordo, bravo Davide, ma ho un'idea. Facciamo un gioco? Ti va? Certo, mi piacciono le tue idee. Io dirò un colore di una porta e tu me la dovrai trovare intorno al parco, come ha suggerito la coppia di italiani. Tranquillo, non pretenderò colori pazzi. Ok, Alicia. Rosso. Eccola. Verde. Blu. Giallo. Questo è difficile. Fucsia. Che poi è il mio colore preferito. Inizio la seconda giornata con una piacevole scoperta. Il cielo è azzurrissimo, ma ciò non mi toglie ancora una volta la voglia di una colazione targata Full Irish Breakfast. E quando mi ricapita? Trovare un pub che la serve è molto semplice. Ma prima ancora un tè caldo. Gli inglesi e anche gli irlandesi mettono il latte. Eccola, al prezzo di 9,90€. Per godermi la bella giornata di sole, entro nel parco principale di Dublino, il St. Stephen Green's Park. Un parco di 9 ettari, storico monumento di importanza nazionale, creato nella sua forma attuale tra il 1877 e il 1880. Tutte le informazioni che ho letto sono scritte in italiano su questo cartello. Grandiosi questi irlandesi! E non molto distante, ecco materializzarsi in lontananza la Cattedrale Nazionale di San Patrizio. È dedicata all'Apostolo Patrizio, patrono dell'Irlanda. Andiamo dentro allora! Questo invece è il St. Patrick's Park, un piccolo parco adiacente alla cattedrale, ma molto grazioso e ovviamente soprattutto verde. D'ingresso è di 7 euro, guida cartacea italiana inclusa. Oltre 800 anni di storia per questa cattedrale, costruita tra il 1220 e il 1259, sul sito di un antico pozzo, utilizzato si crede da San Patrizio. Questo edificio, costantemente evoluto nel tempo, sostituì probabilmente una chiesa in legno, subì un incendio accidentale nel 1362 che causò molti danni e dopo che ci fu una riforma inglese, San Patrizio si trasformò in una cattedrale anglicana, siamo attorno al 1500. L'interno è pieno di reperti storici e ci si può regalare un disegno calcando sopra un foglio con una pietra, almeno così credo, un ricordo carino e gratuito comunque. Davide? Sai che all'interno della cattedrale di San Patrizio c'è la tomba di Jonathan Swift? Si trova all'ingresso, sepolto insieme all'amata Esther. Ah sì, l'autore di I viaggi di Gulliver? Non lo sapevo! E lo sai perché riposa in questa cattedrale? Perché proprio qui svolse l'attività di diacono. Giusto, tra il 1713 e il 1745. Eccola! Esco per fare altri 2 passi all'aperto e davanti a me un'altra cattedrale, quella di Christchurch. Ci faccio subito un salto allora. Davide, attento ad attraversare, mi raccomando, qui si va al contrario, eh? Grazie del consiglio, me ne ero dimenticato, lo farò. Ma dove guardi? Dall'altro lato! Ma ancora? Ma che hai? Non lo so, forse la birra di ieri. Fondata nel 1028, è un'altra principale meta turistica della città, contenente la cripta medievale. Pensate, una delle più grandi in Gran Bretagna e Irlanda.
prova a fare visita alla Galleria Nazionale Irlandese, con ingresso gratuito, ma senza possibilità di filmare, ahimè. Quindi, ultima cena, con una chowder di pesce, una zuppa a 11,70€. E poi concludo i miei 2 giorni irlandesi, godendomi una passeggiata notturna sulle sponde del canale, sperando onestamente di non aver superato il budget. Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life. Questa settimana non ce l'ha fatta, comunque per me va bene lo stesso, anche perché la coppia degli italiani l'ha trovata, ma diciamoci la verità, non è che l'abbiano aiutato poi molto. Bravo Davide, continua così, ma risparmia un pochino di più, ok?